atti vandalici che offendono l'intera comunità democratica. Cosa pensi che ci sia dietro un gesto del genere? Non so che ci sia dietro, so che ci preoccupa questa violenza, questi atti vandalici che vengono perpetrati a una sede di partito, e quindi siamo preoccupati e stigmatizziamo ovviamente quello che è successo. Ci auguriamo che sia una bravata, però il clima che si respira non è dei più calmi e quieti, per cui siamo preoccupati per questo atto vandalico. Che tipo di danni ha ricevuto la sede del PD? Il danno è soprattutto morale, diciamo così. Non ci sono, oltre ai vetri e alla porta che è stata scardinata, è un danno morale, perché dà uno sfregio a un'attività politica che sappiamo è alla base della vita democratica del paese. Quindi ci auguriamo che le sedi di partito non siano mai toccate da atti di violenza. Il simbolo non è stato toccato. È un buon segno, ci rispettano almeno in questo, e quindi questo ci conforta nell'essere fiduciosi che le forze dell'ordine sapranno trovare i motivi di questo atto vandalico, che, ripeto, non ingigantiamo, ma non sottovalutiamo neanche, perché il clima in cui avviene, diciamo così, ci preoccupa.